we for there from the morning class the kamma bedding meditation teaching so this meditation is a stabilizing meditation so we mention you um to choose the red place um a red seat red posture eh, and red uh, meditation object this we mentioned in this uh, morning bene continuiamo l'insegnamento uh, di questa mattina eh, stiamo parlando della meditazione di stabilizzazione della mente e abbiamo parlato del luogo giusto, del seggio giusto, della postura giusta e dell'oggetto giusto della meditazione. Uh, but also important very beginning the right motivation. Uh, because the meditazione abiding meditation è una as i mentioned you because today we talking very common uh but uh, karma binding meditation <coughs> the shamatha worldly uh, shamatha and beyond of worldly shamatha so this is a uh, depend your projection of motivation very beginning which means if you only just uh, want to be uh, relaxed in this moment uh this motivation and that is a very ordinary motivation uh, then on trouble maybe not only for this life but even for future life if you thinking you want to be freedom from unfortunate any low realms and what you, you want to be reborn uh, or you want to achieve in the meditation concentration of higher like uh, form realm or formless less realm so this is a still worldly uh, concentration the come abiding uh, but anywhere this is very really normal ordinary motivation Eh, però, oltre a questi mh, aspetti è molto importante anche la motivazione giusta, corretta, perché eh, ehm, se eh, la meditazione di calmo dimorare è comunque una pratica molto diffusa e comune, ehm, esiste però eh, una modalità di praticare shamata mondana oppure eh, non mondana al di là di ciò che è mondano e questo dipende dalla motivazione anzi ehm, si potrebbe voler praticare shamata non soltanto per eh, rilassarsi in questo momento essere più calmi in questo momento e anche in, in questa stessa vita eh, che è già una motivazione ordinaria. Ma si potrebbe voler praticare shamatha per, ehm, diciamo, la, la ehm, per realizzare la, la meditazione e raggiungere i regni della forma o del senza forma nelle vite successive. E, e anche questa sarebbe comunque una motivazione mondana perciò è importantissimo sapere eh, qual è la giusta motivazione in the end is a motivation by motivation you want to <coughs> this not only benefit and the temporary moments but <coughs> on top you want to be gradually found the way for liberation of the samsara you want to be attainment nirvana so and then this motivation leading you entering into the path even this come up by meditation is very normal common but by your motivation your actual this practice is can be increased uh, was entering into the path of uh, meddling meddling beings E se il pensiero, se la motivazione è eh, non di avere un beneficio solo temporaneo, ma di ottenere la liberazione, di eh, quindi raggiungere il nirvana, eh, anche se la meditazione di calmo dimorare è una meditazione mh, comune, eh, questa motivazione già... Eh, ci permette di entrare sul sentiero del, degli esseri di capacità medie e quindi è già una motivazione di liberazione. E poi la sua motivazione, on top of benefit this life, next life, per l'enlightenment of nirvana, e tu vuoi essere un stato di of completely enlightenment buddhahood for benefit <coughs> other sentient beings with this motivation if you do come abiding meditation then that's it. and directly could be can the conditions for achievement state the enter into the the condition by the conditions enter into the path of great beings or mahayana E poi se oltre a sviluppare la motivazione di ottenere un beneficio sia in questa vita sia nella vita successiva col raggiungimento del nirvana, se a questo si aggiunge la motivazione di voler praticare la meditazione di calmo di morale per eh, raggiungere la buddità, per fare il bene di tutti gli esseri, questa è la motivazione che diventa una delle condizioni per entrare sul sentiero dei grandi esseri. Ok, quindi in ogni caso, continueremo dal meditazione che abbiamo menzionato questa mattina, focus on the breathing circulation, very beginning, that is... Uh, Uh, more easy for new meditator and then <clears throat> if these breathing circulation focus is uh, become more familiarity uh, become more habituated and then can change should change the meditation object of the breathing circulation uh, because only always focus on breathing circulation the stare you have little chance to your mind scarred it uh, or wandering little bit means the tiny distractions with you because counting <coughs> how many times <coughs> breathe in and breathe out that also is more distraction so finally we need to must be stop all the sense for coarse level distraction mind until of the subtle level distraction mind totally calm Abiding or totally calmness and abiding, calmness done and abiding on the one pointed placement mind. Detto questo, a proposito della motivazione, eh, continuiamo l'argomento del, del giusto oggetto di meditazione, e abbiamo parlato della concentrazione sul respiro che ehm, è più facile per i principianti, mh, però mano a mano che ci si familiarizza con la concentrazione sul respiro, quando veramente eh, si è stabilizzata questa, questa attenzione, questa eh, concentrazione, allora bisogna passare a un altro oggetto, bisogna cambiare l'oggetto della meditazione. Perché ehm, se si continua, ehm, diciamo in indefinitamente scusate, a concentrarsi soltanto esclusivamente sul respiro, ehm, si mantengono comunque delle piccole distrazioni nella mente, eh, perché eh, per l'appunto si resta concentrati sul conteggio delle respirazioni e anche questa alla fine è comunque una forma di distrazione, molto piccola, molto sottile, ma una forma di distrazione, mentre lo scopo mm -hmm. della realizzazione della meditazione di calmo dimorare è di passare dall'eliminazione delle distrazioni grossolane fino all'eliminazione delle distrazioni più sottili. Quindi, in ogni caso, ora, il meditation object, il stable, unstable meditation object, che secondo il meditatore meditator, It's good if you can focus on the image of Buddha Shakyamuni statue. So that means is not the mean doesn't mean is we're going to visualization the deity of Shakyamuni Buddha. This is different. But here we're talking about the meditation object. so the meditation of the kama abiding meditation object but the object the image of buddha's statue uh, so this buddha's statue you can just uh, thinking golden statue why we say golden statue the quality is gold just you thinking a uh, gold statue can be there's two naturally can have two qualities One is heavy heaviness, because gold is weight, the heavy. Uh, that's one. And then is gold is the very light shining, or radiance, shining. So these two qualities naturally, you can feel, you can image uh, Buddha statue, golden statue. Because come-abiding meditation, we need two qualities. One uh, uh, abiding the stabilizing that is uh, the stable your metaton concentration one pointedly uh, should be control or focus on the your metaton concentration. That must be as continuously as much you can keep in stabilizing and uh, stabilization. So therefore it's the golden statue, is natural, it's you feel it's the the heavy uh, things so therefore more you feel sta stable and then is the shining means is your meditation come abiding meditation uh, must be clear <coughs> the object of meditation and the subject of the meditation both is become as much can is a clarity very clearly appearances, means the opposite of dullness, the opposite of ignorant, <coughs> the opposite of foggy, of uh, fogginess. So therefore is the meditation object is as a gold, golden color. And then naturally you feel is that's very lightening, shining, something radiant So therefore the two qualities, qualities aspect of heavy and qualities aspect of shining. So that's why it's a golden statue. Poi, per quanto riguarda l'oggetto della meditazione, eh, siccome la nostra meditazione deve diventare stabile, eh, se eh, seguiamo diciamo, l'impostazione o comunque la metodologia del buddismo. Uh, è detto che eh, è bene meditare, concentrarsi sul Buddha Shakyamuni e in particolare su una statua del Buddha Shakyamuni. E mh, qui non stiamo parlando della visualizzazione così come si visualizza la divinità o lo Idam, eh, stiamo proprio parlando di eh, un vero e proprio oggetto di meditazione eh, per la calma dimorante. E quindi questa statua del Buddha che, mh, su cui ci concentriamo dobbiamo immaginarla eh, d'oro, che sia una statua d'oro. E perché questo? Perché l'oro ha due qualità. Da un lato una statua d'oro ha due qualità. Da un lato è pesante perché l'oro di per sé è pesante e dall'altro è brillante o comunque lucida, chiara, radiosa. E, e queste due qualità eh, sono eh, importanti nel calmo di morare perché noi dobbiamo sviluppare eh, esattamente queste due qualità. Da un lato, eh, sviluppare una meditazione, una concentrazione stabile il più possibile, eh, quindi, eh, la statua d'oro di per sé è pesante e stabile. E poi la meditazione deve diventare eh, chiara, deve essere uno stato lucido, luminoso, eh, sia per quanto riguarda l'oggetto, sia per quanto riguarda il soggetto. E eh, bisogna svilupparli tutti e due, bisogna sviluppare per tutti e due... Mh, per quanto possibile la chiarezza, che è l'opposto dell'oscurità, dell'ignoranza, della visione annebbiata e, e confusa e vaga. Perciò in questo oggetto, la statua d'oro del Buddha, ritroviamo le due qualità che dobbiamo sviluppare nella meditazione di calmo dimorare, cioè la stabilità e la chiarezza. And then beginning first you can look directly to the statues again and again and then close your eyes could you can image this on your mind very clearly the picture if not then again look directly and then close your eyes and again like this and then finally without the statues directly but you can very clearly appear. the the reflection of this uh buddha statue on your mind clearly so this is the the reflection this image of buddha's the the buddha buddha statue that is the uh, one of meditation object Ci sono due modi per concentrarsi su una statua del Buddha. Il primo è eh, osservare, guardare direttamente la statua, poi chiudere gli occhi e eh, visualizzare chiaramente l'immagine della statua nella mente. Se appare in modo chiaro bene, se eh, questa immagine non è precisa, non è chiara, si riaprono gli occhi, si osserva nuovamente, poi si richiudono e si mh, continua questo procedimento finché l'immagine nella mente non risulta precisa e, e dettagliata. Poi l'altro modo, è, mh, quando si è stabilizzata questa visualizzazione, è guardare la statua, guardarla con gli occhi aperti e ricreare, e, mh, mh, assorbire per così dire, l'immagine nella, nella mente in modo chiaro. Questi sono i due, i due metodi. E poi questa image. Pictures just mentally focus on in front of you, above in the sky, uh, four feet or four arms far from your crown, forehead, and then it's a one arm of one feet is higher than uh, of your crown. That is the red place, just focus your mentally focused there. Poi questa immagine eh, si può visualizzare mentalmente, eh, di fronte a voi nello spazio, a una distanza di eh, quattro piedi o quattro lunghezze di, di braccia eh, dalla vostra testa oppure eh, si può visualizzare l'immagine sopra di sé eh, a, mh, alla distanza di un piede al di sopra della testa. Ora mh, non, non sono sicura, inciso, se intende un piede in generale oppure un piede come misura inglese che sono circa 30 cm, comunque Rimpo ci ha detto alla distanza di un piede. And then the the size is uh, depend on your comfortable if it too big and then is stared you have chance coming the mount distraction on of this object so therefore not good if too small tiny and then also is uh, difficult to focus is easily you can lose the object of the meditation So therefore, you must be need to balance on your comfortable, where not too big, not too small, the the red uh, way. Per quanto riguarda le dimensioni della immagine del Buddha da visualizzare. Eh, dipende, dipende da come è eh, comodo, come risulta comodo per voi. Perché, per esempio, se la visualizzate eh, eccessivamente grande, può essere poi mh, distraente, può creare delle distrazioni e essere troppo. Però se la visualizzate troppo piccola, troppo minuscola, forse può essere difficile da, da meditare e da, e da appunto, visualizzare. E, magari poi finite per perdere la concentrazione quindi è importante trovare un equilibrio in questa immagine che non sia troppo grande ma neanche troppo piccola e sia una visualizzazione comoda per voi da fare so anyway when you decide it the red object meditation object and then as much you can try your mind is one pointedly focus on this meditation object without any uh, other object of the distractions. In ogni caso um, quando avete avete deciso in che modo visualizzarla le dimensioni eh, Focalizzate, concentrate la vostra mente in modo univoco su questa immagine e mantenete la concentrazione ehm, il, il più possibile. E poi, mentre questa meditazione si focala su questo, two due qualità, molto importanti, sempre, se lo puoi, con due qualità. Uh, One is a stable stabilization. One is clarity. Clearly, the object of meditation, the subject of the perceiver, the med, uh, meditation, both are very clearly. These two is always is very important during this calm abiding meditation. Um. Mantenendo la concentrazione bisogna eh, accompagnarla con queste due qualità importantissime. Una è la stabilità, la stabilizzazione della visualizzazione e la seconda è la chiarezza. La chiarezza riguardo all'oggetto, la chiarezza riguardo allo, al soggetto eh, che medita e, e queste due qualità sono estremamente importanti. and then that only again and again continuously what as much you want do meditate and then become this more habituated the one pointedness placement the mind become more habituated uh, to be more familiarity and then is this progress of this meditation concentration qualities there's nine stages in the buddha's sutra teachings and the Uh, the um, uh, commentary uh, text the aya mitriyas or so on uh, there's nine stages the progress of this meditative concentration in tibetan saying jordan jinjon landen jo nyen jo ta she jevashit namz che bar jo semni pai thap goes there's nine methods for progress of this mettere in concentration come abiding uh, stages. Um, meditando in modo continuativo, eh, sempre di più um, ci sarà um, una sempre maggiore eh, familiarizzazione, si diventerà sempre più abituati alla meditazione. E così ci saranno anche dei progressi nelle qualità. E mh, nei sutra, eh, e anche in altri commentari come quello di Maitreya e, e altri ancora, si dice che questi stadi sono nove. E come dice appunto la citazione in tibetano che ha fatto Rinpoche poco fa. Uh, è detto che sono nove i metodi per progredire negli stadi della meditazione di calmo dimorare. So these nine stages, the progress is, uh, of these nine stages, the first stage is a uh, place, placement, mind stage. Second stage is continuous. placement and demand stage the third stage is patch like placement uh, patch patch like yeah, the uh, patch like placement mount stage Do you know uh -huh. patch clothes and mm -hmm. you close tearing something happened mm -hmm. run and then you push so 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 uh -huh. you get uh, okay. it okay. Yes. patch yes. so so the, the That's just an example, partial-like placement mount. Uh, closer placement mount, the fourth. Subduing placement mount, the fifth stitch. Uh, extremely placement mount, uh, the ex extremely subduing placement mount, the sixth. The seventh, uh, um uh or maybe this jumping one anyway the last one is uh, the the eighth is a one pointed nest placement mount and the last one the ninth stage is uh, equanimity with equanimity the placement mount but maybe we missing one there Gli stadi eh, di questa progressione sono nove. Il primo è la mente eh, che viene posata, che viene stabilita, eh? posata. Il secondo è il, il posare eh, in modo continuo. Il terzo è il posare simile a un rattoppo, a una pezza. Il quarto è il posare più, um, più da vicino. Il quinto è il posare che The sixth one is with a pacified of peace meant pacified placement mode. The seventh is the extremely pacified placement mod. un attimo eh, il quarto è il posare più da vicino il 5 è il posare ehm, soggiogante che che soggioga il sesto è il posare pacificato il settimo è il ehm, posare la mente in modo estremamente pacificato l'ottavo è il posare la mente in modo univoco concentrato su un punto e il nono infine è il posare dell'equanimità So among these nine stages the first one is the placement mount So the placement mind stage meant is just we mentioned you Very first moments when you it the meditation object when you found from the hearing wisdom, and then try your mind placed on this meditation object without any distraction. That is the first stage of this nine. Il primo stadio di questi nove è il, lo stadio del, del posare, cioè il primissimo momento in cui si decide qual è l'oggetto della meditazione e si posa la mente, si pone la mente in modo, in modo convinto, in modo stabile su questo oggetto. E poi il the secondo stadio, il continuo, of placing placement mantra or placed continuity placement mantra that means is just first placing uh, comes to you on the meditation object and then as much you can you need to keep this uh, establishing continuously at uh, the establishment mantra as much you can continuously keep continuously Uh, try again and again continuously so this means is a little bit because first moment is not easy uh, easily can jump in your mind easily can lose your meditation object easily can, can comes of the obscuration of the excitement so on but if you can if you do meditate this become more familiarity more slowly gradually progress and then is you can keep very a little bit more longer than before without any distractions. The pure meditation comes a little bit more longer, maybe a few minutes or so on. That means is the second continuous placement, the second stage comes to you. Il secondo stadio è il posare in maniera continua. Eh, e cioè, eh, dopo che, eh, In primo luogo si pone, eh, si pone la mente eh, su un oggetto, poi ehm, si cerca di mantenerla con continuità su quell'oggetto, provando, riprovando, riprovandoci ancora perché eh, naturalmente all'inizio non è facile, la mente salta di qua e di là, passa da un oggetto all'altro, arrivano questi, questi disturbi, queste oscurazioni come l'agitazione, come la sonnolenza e così via. Però man mano che si progredisce, man mano che ci si abitua, si riesce a mantenere la mente sull'oggetto un po' di più, magari qualche minuto in più. E, e col tempo, uh, man mano, si riesce a, a porla sull'oggetto in modo continuo e quindi si raggiunge questo secondo stadio. E poi, quando continueremo il placement, il momento viene a te. E poi, se più avanti facciamo meditare, e poi, ovviamente, non abbiamo ancora raggiunto non abbiamo ancora un'accessibilità, quindi può essere giungendo. your mind can could be can lose lose your meditation object but you need to recognize when ever comes of the obscuration of laxity or the obscuration of excitement especially the obscuration of excitement so beginning is this is a more problem so how could we can understand how could we can recognition comes to you the obscuration of excitement Especially by the main power of the mindfulness and the alertness, we have the two uh, protections, you know, your meditation uh, quality. So, therefore, by the power of mindfulness and by the power of alertness generally, they can recognize when your mind is jumping or start to jumping. And then, when by the mindfulness and by the alertness, when start to recognize, and then immediately you Uh, your mind is the dist from distraction object bring back you train back and placed continuously on your meditation uh, object and again keep the continuity meditation but again comes you know so the uh, jumpingness, the distraction and when you recognize and then immediately again and again and again over and over uh, repeat and again and again repeat this third stage is we say patch like placement mount so patch is when your cloth your cloth something happened there's a trunk and the op Opening and then you need to close and the patch and so on there the red place the wrong place it Don't make sense patch there. So you must build the patch on the red place so that means is not uh, Chasing to the another object must be your mount is live on the a place place on the place under of your meditation object not place to other object like purchase on the cloth and the red place like again and again so this is the third stage patch like placement mount il um, terzo stadio è la uh, il posare la mente come una pezza o una toppa e che cosa significa che eh, quando ci si trova sulla, sullo stadio precedente, cioè del posare la mente in modo continuo, ehm, ci si abitua progressivamente, ma in realtà non è che sia ancora eh, realizzata la meditazione di calmo dimorare. E quindi ehm, mh, in modo, in modo continuo, anche qui, eh, si tende a perdere questo oggetto di meditazione, solo che si riconosce eh, che lo si sta perdendo perché interviene la, la lassità, la sonnolenza o l'agitazione. E eh, quindi mh, in che modo si riconosce che queste oscurazioni eh, stanno intralciando la meditazione, soprattutto l'agitazione? Lo si riconosce applicando la presenza mentale e la vigilanza. Si riconosce quindi che la mente sta saltando di qua e di là e, e che sta perdendo l'oggetto della meditazione e immediatamente con la vigilanza e la presenza mentale si riporta la mente sull'oggetto di meditazione. Poi eh, di nuovo la mente sfugge, salta di qua e di là, di nuovo si riconosce che sta sfuggendo e la si riporta indietro sull'oggetto. E questo mh, continuo riconoscimento, riportare la mente... Eh, sull'oggetto che poi viene perso diventa eh, il senso di questa meditazione detta come una toppa perché eh, ogni volta si mette una pezza o una toppa su questa parte che viene strappata o aperta per richiuderla ma eh, esattamente come si fa su un vestito, eh, chiaro che la toppa la si deve mettere al posto giusto, cioè dove c'è lo strappo, l'apertura, non la metti su un posto dove non serve. La, si mette quindi, fuori di metafora, eh, proprio sull'oggetto della meditazione che eh, viene continuamente riportato all'attenzione e questo è come mettere una pezza. so very beginning it says is you feel your mind is more uh, uh, distracted than normal your mind so therefore sometimes you lose your courage the confidence means a discourage comes to you you feel maybe you are not the capacities capable to meditation Because during the, when start start meditation, your mind is more distracted. You feel. But this is as usual, as normal, very beginning. But it says, is no problem, don't worry, that is not bad. Uh, but this is a good sign, not only not bad, because that is you start to recognize now what means is a distraction uh, mind. But usually, normal. Our mind is more distracted than that, but we have no idea to focus on the nature relaxation mind. Just very wild we freely let. So therefore we never recognize yet what means is distraction. But now we're going to train your mind on meditation concentration. So start to recognize the aspect of the distraction. So that's why you feel your mind is more distracted than normal, but in fact, it's not true. That's just start to recognition of the busy business mind. Um, All'inizio, um, si, si ha l'impressione, si pensa, che la mente sia ancora più distratta. E, e questo può anche far perdere coraggio, può far pensare forse non, non sono capace di meditare, forse non sto meditando nel modo giusto perché la mia mente è, è sempre più distratta. E, questo è molto comune all'inizio, ma in realtà non è un problema, al contrario è un buon segno perché vuol dire che iniziate a riconoscere il fatto che la mente è piena di distrazioni, che la mente è, è selvaggia, è fuori controllo e normalmente nello stato ordinario noi non ce ne rendiamo assolutamente conto, non abbiamo la minima idea di quanto sia distratta e incontrollata la mente. E, Proprio iniziando a meditare si comincia a rendersi conto di questo aspetto, si comincia a vedere quante distrazioni ci sono nella mente, e quindi si ha l'impressione che la mente meditando diventi ancora più distratta di prima, ma non è così, è solo una presa di consapevolezza. So, and then anyway, further meditate and then the fourth stage. uh, achievement the fourth stages comes to you so the fourth stages that we mention you the uh, closer plus placement mind so closer uh, placement mean the closer means is because now the fourth stage is almost you have no much problems of, about the very coarse level distractions uh, Because you can know almost continuously focus on the, easily focus on the, your meditation because of uh, habitual familiarity, this meditation, one pointedness, placement, mantra, But start erasing the subtle level or the middle level or the subtle level, obscuration of, of laxity and excitement. Start. because the first three, during the first three stages a very gross level laxity and excitement butter of obscurations but now in the fourth stage and start addressing the subtle level the middle level and the subtle level of obscuration laxity and excitement so therefore you need more concentration to focus over your this meditation object very gathering this closer means is a close placement means is a closer This closer means is more your energies gathering, one pointedly gathering on the of closer the energy, the energy one pointed one pointedness energy uh, uh, gathering on the of your meditation object. So that means it's a closer placement, month of the fourth stage. Il quarto è stadio del la mente più, più da vicino o anche più strettamente volendo eh, perché ehm, siccome a questo punto non siamo ehm, più ehm, così distratti abbiamo meno problemi rispetto alle distrazioni grossolane, riusciamo a mantenere la, la mente concentrata più, più a lungo e più facilmente, eh, se non che eh, a questo punto mh, cominciano invece a sorgere le, eh, mh, le distrazioni eh, mh, di livello Meno grossolano, quindi mediano o più sottile dell'assità e dell'eccitazione, dell'agitazione. Eh, proprio perché eh, in questo stadio eh, sorgono delle distrazioni di livello eh, medio e sottile è importante eh, mantenere eh, ancora di più la concentrazione in modo univoco eh, sull'oggetto di meditazione, cioè riunire in un certo senso le energie per eh, focalizzarle in, in modo univoco su un solo punto rispetto all'oggetto di meditazione ed è questo che eh, viene chiamato il porre la mente eh, più da vicino sull'oggetto di meditazione. And then the stage achievement comes continuously and that is subduing placement mind. So subduing placement mind is when they areressing the middle level or the livello level obscuration the excitement comes to you and then you must be recognition better your mindfulness and power of better alertness carefully concentration mind and then immediately bring the antidotes subduing about this subtle level the distraction uh on uh, the obscurations um the excitement obscurations further and then is come comes to you, the sixth stage comes, the Pacified Placement Mount of Peace, Peaceful Placement Mount comes. That means is even start arising of the Subterra level, of obscuration of the laxity, oh sorry, the fir first is the first is the obscuration of laxity, Subterra level, the uh, laxity comes to you. So this we subduing Placement Mount. and then is the sixth stage when we reach that terms is the the subtle level of excitement subtle level aspect of this excitement is start arising particularly the obscuration of excitement subtle level so we need to place about the uh, we need to purify about the purifying about this that means is uh, the pacified placement mind or peace placement mind the sixth stage Il quinto stadio è il porre la mente per soggiogare, soggiogando. Significa che a questo punto nella mente sorgono le, gli ostacoli, le oscurazioni più sottili relative alla, alla lassità, all'ignoranza. E con. La presenza mentale con la vigilanza dobbiamo eh, porre rimedio, mh, mh, applicare un antidoto a queste oscurazioni sottili della lassità. Eh, in questo senso si parla del posare la mente per soggiogare. Dopodiché si passa al sesto stadio che è quello del porre eh, pacificato o pacificando significa che a questo punto ulteriormente sorgono le oscurazioni sottili relative all'agitazione mentale e, e quindi dobbiamo porvi rimedio pacificando questa agitazione, per questo si chiama appunto porre la mente eh, per pacificare o comunque eh, in, modo, in modo pacifico. and then will be achievement gradual achievement state of uh, the seventh uh, meditation uh, the, the stages which is the uh, extremely pacified so ex extremely pacifying so extremely pacified means is the uh, stage is uh, because even though the obscuration of uh, uh, like uh, uh, desire anger uh, like um, the uh, the um, uh, laxity exit, and the laxity and excitement this kind of all in this desire realm. we are desire realm beings so as a course level this all is gradually you can the course level you can damage you know you can control doesn't mean we can cutting the root of delusion of course no possible because this is the part of worldly so we cannot beyond to the part of worldly just come abiding ordinary come abiding meditation alone cannot but we can damage the very the coarse level of a uh, normal the emotions negative emotions during these nine the seventh stages that's extremely pacified placement mind we can say Even as you can enough less sleep, like sleeping, usually we need to around seven or eight hours important to sleep. But if you can meditate on concentration like shamatha, uh, meditation achievement, like seventh ground, and then it's, you don't need so much sleep because your meditation can be instead the same power uh, to benefit your body. So therefore, it's less sleep uh, enough. for so so many uh, the benefit so this is an extremely pacified placement mind il settimo stadio è quello della mente estremamente pacificata e m, questo perché eh, anche eh, anche se eh, abbiamo tuttora le, le oscurazioni del desiderio, della rabbia, della gelosia e così via, di tutte le emozioni negative, eh, abbiamo comunque eh, ridotto o controllato il loro livello più grossolano. Certo, non sono ancora completamente sradicate perché eh, non siamo nella meditazione di calmo di morale che, mm, eh, che è a livello superiore, che è andato al di là, oltremondano. Siamo ancora nel regno del desiderio, quindi queste emozioni eh, sono comunque presenti, non, non le abbiamo sradicate, ma il, il loro livello... The, during, the, during the while the meditation time mm. is you have less the distraction comes this discount perché eh, comunque eh, queste distrazioni eh, sono meno numerose rispetto alla, allo stadio iniziale in cui la mente era a un livello più, più selvaggio e scatenato. Quando si arriva a questo stadio mh, si ha anche meno bisogno di dormire, perché eh, se normalmente si ha bisogno di 6-7 ore di sonno, ehm, la mente riceve lo stesso beneficio dalla meditazione, e il corpo eh, come, se, eh, come se si avesse dormito. Quindi, eh, oltre a tanti altri benefici, c'è anche questo minore bisogno di, di sonno. And then further, progress, achievement, state, the qualities of uh, meditation concentration the edit. stage which is a one pointed placement month so why we say one pointed placement month the when you achievement the eighth concentration this uh, stages and that times just you need to effort attention uh, the projection energy and the achieving conditions just when they start approaching Uh, your meditation concentration that times moments you need to very strong uh, attention to continuously drink while of your meditation session one or two or however is get the following coming the following as so become must be pure without any obscuration of laxity and obscuration of excitement like this you very strong energy uh, strong attention to focus on this energy and then do meditate and then is during the main time of the meditation the session during the session of meditation time term, that times is you have less chance of scurations of laxity and excitement almost just naturally is going but is a very beginning means the approaching moments at the meditation state at that times you need to very one pointedness mind and then is during the main time is naturally you have one pointedness mind more chance comes so that means is one pointed placeness mind mind stage the 8th L'ottavo stadio, quando le qualità della meditazione continuano a progredire, è quello che viene definito il posare la mente in modo univoco su un punto. E perché questo? Perché in questo ottavo stadio eh, si, si ricercano le, le condizioni e le energie in modo tale che l'attenzione venga posta in modo forte, in modo eh, stabile sull'oggetto della meditazione, superando tutti. Le, le oscurazioni e gli ostacoli che derivano dall'agitazione, dall dalla lassità, dalle emozioni disturbanti come l'attaccamento e, e le altre emozioni negative. Quindi quando si è ehm, sviluppata e posta questa energia così forte sull'oggetto della meditazione, ehm, significa anche che all'inizio si mh, si deve sviluppare questa concentrazione che deve rimanere univoca, deve rimanere rivolta su un punto solo, cioè quello dell'oggetto. And then the last one, the ninth stage. Gradually progress achievement state. So, ninth stage we can say equanimity. The metric on concentration 1.0 equanimity with the equanimity stage. So, with the economy statement, is when you decide your session for whatever you like, how long you want to keep this one session for two hours, four hours, five hours, when you decide it, and then just without any obscuration of laxity and excitement, naturally. Spontaneously and effortlessly, can uh, focus on this meditation, meditative concentration, with the two qualities: a stabilization and the clarity. These two qualities, with these two qualities, can abiding continuously, naturally, like the river, the big river, twenty-four hours naturally the flowing without pushing and pulling. No need pulling, no one no one to push but as naturally. And the dry trees, grasses, and naturally as the fire comes and burning, no one need to, you know, pull or so on. So like this way, that the metaton concentration qualities qualities achievement. That's the last one, the ninth stage. Great, the equanimity energy. Il nono e ultimo stadio arriva quando gradualmente si sono sviluppate tutte le qualità precedenti e si arriva alla fine allo stadio detto dell'equanimità. Che cosa significa? Che quando si ha questo stadio, dopo che si è deciso... Uh, per quanto tempo si, eh, si, si resterà in meditazione, un'ora, due ore, cinque ore, mh, il tempo che avete deciso, a quel punto, uh, durante la meditazione, senza che eh, intervenga più nessuna oscurazione, nessun ostacolo mh, relativo all'agitazione, al torpore, alle emozioni negative, in modo naturale, senza sforzo, Euh, spontaneo si può restare eh, in meditazione mantenendo le due qualità di cui abbiamo parlato cioè la stabilità e la chiarezza eh, in modo ininterrotto eh, come per esempio un gran fiume che scorre 24 ore al giorno senza nessun bisogno di, né di spingerlo né di tirarlo per così dire, o come il fuoco che quando arriva sull'erba secca la brucia tutta in modo naturale, spontaneamente, senza bisogno uh, di nessuno sforzo, senza bisogno di spingerlo o di tirarlo. Esattamente, in, come in queste due immagini, la, la mente, la meditazione prosegue in modo eh, equanime, proprio come il nome di questo nono stadio, il posare in modo equanime. So these nine stages, the progresses of these nine stages, very much depend. to the four attentions in the text, we say the four attentions. Uh, so the four attentions are attentions of, pan, pans taking attention. pans taking attention means it's effort, diligence looks like uh, the meaning is uh, uh, with a little bit hardly heart, or carefully or means something, you know, intentionally. You need. So that means pa pants taking attention. Uh, second attention is re repeated attention. Uh, the third one is we say uh, uninterrupted uh, attention. Uninterrupted means non, non, non stopped, it means uninterrupted attention, the, the third one. And the fourth attention, the last one, is we can say effortless attention. so because during these nine stages if uh, you want to progress and then you need to attention you know but what kind of attentions but there's stages so very beginning you need to attention we say uh, the the pan pan taking attention means is the first two stages placement month or placing or placement month and continuous placement month this first two during the first two stages that times you need to more attention with the effort. you know, without effort, laziness comes to you. and then, because we, we are yet not habituated, we yet not familiar with this one-pointedness placement mind. so therefore, easily you feel tired, you know, oh, no, 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 i don't, don't like something. and then cannot progress the quality. so therefore, you need to attention, effortfully, very beginning, these two first two stages, during first two stages, So that terms, what is your attention. So attenzione with the taking attention during the first two stages il um, progredire della meditazione dipende anche sulle quattro attenzioni così sono chiamate nei testi le quattro attenzioni sono la prima l'attenzione um, meticolosa potremmo dire che significa un'attenzione applicata mh, con lo sforzo, la diligenza, eh, con, un, con un lavoro, con un lavoro mh, duro, faticoso mh, per così dire. La seconda è l'attenzione ripetuta, la terza è l'attenzione ininterrotta, cioè eh, un'attenzione che che, che non si ferma, attenzione continua, e la quarta è l'attenzione senza sforzo. Nel corso dei nove stadi che abbiamo visto abbiamo bisogno dell'attenzione. Mm, negli stadi iniziali, cioè primi, nei primi due stadi, che sono l'attenzione, eh, diciamo il posare l'attenzione e il posare continuamente, cioè scusate, il posare la mente, primo stadio, e il secondo stadio, il posare continuo, ehm, dobbiamo applicare il primo tipo di attenzione, cioè l'attenzione eh, meticolosa, eh, che richiede uno sforzo, perché eh, senza uno sforzo, visto che non siamo abituati a meditare, che non siamo ancora ben addestrati, Interviene la pigrizia, lo scoraggiamento: il pensare che è troppo faticoso, che non siamo capaci, che è impossibile, e così via. E quindi nei primi due stadi bisogna applicare l'attenzione del primo tipo: l'attenzione meticolosa. And then the second attention. Oh, attention. so repeated attention means is uh, from the third stage till of the seventh stage between there's another five stages means is the third patch like placement mount till two of the seventh extremely pacified placement mount between during these five stages you need to more attention with the repeated attention so because why we need to reap attention to with uh, the repeated attention uh, because the uh, um, the two obscurations of uh, laxity and excitement these two is the for sense of the coarse level and tail of the subtle level is both is comes to you over and over so therefore it's because they're disturbed for obscured to your pure med the continuity of your pure meditation quality so therefore with the power of your mindfulness and alertness we mentioned you has to be recognized when erasing the faults of laxity or excitement immediately to bring the antidote to the of these two obscurations and keep continuously of the red meditation position uh, meditation concentrations so therefore you need that's the attention you, you must be need to attention like this repeat again and again again the pure way when it comes to obscurations that's the repeated attention during these five stages la seconda è l'attenzione ripetuta e va applicata a partire dal terzo stadio fino al settimo, cioè eh, il terzo che è il posare come una pezza fino alla mente estremamente pacificata. E, perché c'è bisogno di applicare l'attenzione ripetuta? Perché eh, le due oscurazioni della lassità e dell'eccitazione continuano a ritornare eh, senza sosta che siano da livelli più grossolani fino ai livelli più sottili, però in realtà si ripresentano eh, continuamente, sempre di nuovo. È per questo che bisogna eh, con la presenza mentale e con la vigilanza eh, portare un antidoto immediato a queste oscurazioni e quindi eh, tornare alla concentrazione corretta. Mm, pertanto bisogna eh, mantenere eh, questa attenzione ripetuta. E poi la terza attenzione in un'interrupted attention. Quindi un'interrupted intention significa perché dal from di <coughs> achievement state di concentrazione uh, uh, di un'attenzione di Just eighth one, eighth stage, the one pointed placement month. So this eighth during the one point achievement accomplishment of a, a one pointed placement month. That times uh, only you need to uh, attention uh, very moments of the beginning when you approaching to the this session uh, without any of obscurations, laxity, and excitement. And so, this energy keep continuously during the, your main meditation. So, that is the, the, the point of this meaning uh, uninterrupted uh, attention because you just say, okay, this during these two hours, one hours, my session, meditation, come abiding meditation, concentration must be, I one-pointedly focus on this with the pure quality, abiding and clarity. Uh, the stabilising and the clarity continuously without any obscurations. So this means is the uh, uh, uninterrupted attention. And then it means your uh, meditations become pure il terzo tipo di <coughs> attenzione è l'attenzione interrotto che si applica nell'ottavo stadio, cioè quello del posare la mente in concentrazione univoca, in modo univoco. Perché in questo stadio c'è bisogno di un'attenzione che fin dall'inizio sia presente in modo continuativo senza nessuna oscurazione derivante dalla lassità o dalla agitazione. Eh, si, si pone quindi fin da subito, fin dall'inizio, questa intenzione iniziale dicendosi eh, durante questa sessione eh, resterò in con una concentrazione univoca. Eh, con uh, unendo la stabilità alla chiarezza senza mh, nessuna oscurazione e si procede quindi nella meditazione con questa attenzione ininterrotta che fa diventare la meditazione a questo punto una meditazione pura. And then the last <coughs> the fourth attention effortless attention. So this is specially Uh, from the ninth stage, achievement of the equanimity, continuous placement of equanimity. So, that time, what do you need to attention? Say, effortless attention. That means it's okay, now I'm going to meditation for uh, hour and hour without break, uh, without any obscuration of uh, excitement and obscuration of laxity with the pure qu quality conti continuously. just effortlessly or spontaneously or naturally i i want going to keep this pure karma uh, bedding the quality of pure karma bedding meditation just you decided mentally and then during the mentam your meditation without any effort without any special attentions without any you know uh, yes naturally comes the quality so that means is with uh, effortless attention even though you no need uh, says uh, for example you say okay this session must be 2 hours i focus the pure med meditation without any distraction and then exactly is during this 2 hours uh, the, when you uh, pass this 2 hours and then you can like wake up for this meditation concentration you no need check for to the watch or the time. But just because you have the power, nature, the projection energy like that, so therefore spontaneously comes. So the effortless attention, the ninth stage, is related to the attention of effortless. The è one is the attention without effort, that mm, happens, si that manifests. Nel nono stadio, quello del posare la mente in modo equanime, significa che si decide, si formula l'intenzione, per esempio, dicendo ora mediterò per un certo numero di ore, per tre ore, per esempio senza che intervengano le oscurazioni della lassità e dell'agitazione eh, in modo continuo e senza sforzo eh, manterrò, manterrò questa attenzione e manterrò la meditazione di calmo dimorare. A questo punto eh, la Qualità di, di, di questa attenzione senza sforzo si manifesta, ehm, si, si verifica nella meditazione in modo spontaneo. E anzi, eh, il meditante eh, a quel livello può dire: ehm, Ora mediterò per due ore e la meditazione avviene senza sforzo, in maniera equanime e continua. E alla fine di queste due ore la persona non ha nemmeno bisogno di controllare sull'orologio se sono passate due ore, se è finito il tempo, perché la sua attenzione è posta uh, in modo totalmente senza sforzo. E questo si verifica al nono stadio. Ok, quindi questo è come si procede questi 9 stadi di meditazione. Ma a volte anche diciamo, perché. Uh, we need power, special, the uh, power of the instruction or instruction to know how to progress these nine stages with this four attention. Uh, so there's six powers. There's this, uh, the sixth power is the power of uh, hearing, the power of contemplation, the power of mindfulness, the power of alertness, Uh, the power of uh, um diligence the power of uh, uh familiarity so this the six power the six power is a, you need to bring this power into these nine stages and then can progress achievement come abiding meditation Perciò ehm, questo è il, ehm, è il progresso in questi nove stadi mh, della meditazione di calmo dimorare. Però ehm, abbiamo bisogno anche della forza, delle istruzioni che ci permettono di capire in, in che modo si progredisce. E, mh, queste forze sono, sono sei. Eh, L'ascolto, eh, la mh, contemplazione, la presenza mentale, la vigilanza, la diligenza e la uh, familiarità. Eh, servono queste sei forze eh, nel passare in questi nove stadi successivi. So, because uh, if you hear this meditatum concentration or instruction, the lineage from teacher, and then you have power comes to meditate. The first stage of met the placement mount comes to you, and continuous placement mount, so on. If no power of hearing. and there's no idea how to do metage come abetting metation so therefore is the first is the hearing power is very important at the first stage and then is continuously the first two stages the ear yeah, power of the hearing uh, first i think and then is the contemplation is from the second to third is the contemplation is power of contemplation more important because you need to attention after you hearing the power you need to add on top so is there's a contemplation power and then progress further these stages and then further is not only hearing contemplation too not enough and progress not enough only these two and then form the fourth fifth stages and progress pro, pro, uh, the continuously or not is depend the power of your mindfulness you know so it need to you charge on focus on that the mindfulness and then for there is a carefully you need to detail meant to check the subtler obscuration laxity excitement arising or not by the power of alertness that's why is power alertness from the rest to stages you know like this way and slowly slowly and then eighth stage when you reach that terms is one power is the what is it, the effort the diligence the power of diligence just i mentioned you before The approaching these meditation stages, and then the momentum with this energy, and then you have free obstacles. Otherwise, you have lose the energy, power, and then it comes obstacle for you. So, therefore, is the power of effort. And then the last one, the ninth stage meditation concentration. That term is, uh, we said, the power of uh, familiarity. Uh, there's no need effort that naturally spontaneously comes to you because you have already habituated you already familiarity this matter on concentration the pure quality without laxity and excitement so during the while of the meditation terms it naturally comes to you so therefore your power that terms is what is your power is the familiarity because we need continuously has to be more familiarity has to be more habituated this meditation concentration the equal uh, uh, the 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 what's it the equanimity power so and then is finally you will be achievement this stage nine stages so therefore the six powers important rely the nine stages rely to depend to the six powers In che modo queste sei forze sono importanti nel corso dei nove stadi? La prima, la forza dell'ascolto, ehm, è importante perché eh, grazie all'ascolto delle istruzioni orali del guru ehm, diventate in grado di... Ehm, di, di Porre eh, la mente, quindi di entrare nel primo e nel secondo stadio che è quello del posare la mente e del posarla continuamente. Eh, se non avete ascoltato le istruzioni, cioè se non avete la forza dell'ascolto, eh, questa entrata nella meditazione non è possibile. Eh, poi eh, la seconda forza, che è quella della contemplazione, diventa importante per proseguire nel secondo e terzo stadio, perché ehm, è qui che c'è bisogno dell'attenzione ehm, che mh, permette, dopo aver ascoltato, di eh, progredire mh, entrando nella pratica. Quindi la Terza forza, la forza della presenza mentale, eh, permette di proseguire nel quarto e quinto stadio perché eh, è lì che applichiamo l'attenzione. Dopodiché la quarta è la forza della vigilanza che permette... Di verificare e di controllare subito se intervengono delle oscurazioni, delle, eh, degli ostacoli mh, legati alla lassità e all'agitazione, ostacoli grossolani oppure sottili, ma che vengono eh, riconosciuti dalla vigilanza. La quinta, eh, la forza della diligenza, diventa importante nel ottenere. Ottavo stadio, perché è lì che ehm, è importante ehm, applicare lo sforzo, applicare ehm, e, e mantenere eh, la, la perseveranza e la diligenza, altrimenti si perde l'energia, si diventa scoraggiati e si perde anche la motivazione. La sesta, cioè la forza della familiarità, è quella che viene infine applicata nel nono stadio in cui eh, si medita in modo eh, spontaneo, continuativo e senza sforzo. E questo dipende dal fatto che eh, si è sviluppata questa forza della familiarizzazione che appunto ehm, permette di mantenere la meditazione in modo continuativo e ininterrotto. Eh, bisogna quindi tenere presente che queste sei forze sono molto importanti. And then gradually you will be achievement two plencies, mental plency and physical plency. Suppleness or controlled completely as long as you want to meditate. One pointedly without any distractions and physically also as long as you want to keep the right meditation postures without any pain very comfortable way you can do so that means is the physical plenty and mental plenty will be achievement after uh, across of these nine stages then finally you will be achievement to plenty physical and mental Um, excuse me, Rinpoche, I didn't understand the uh, plan, sorry. Yeah, plan C. Plan. Ah, plan C, sorry, yes, thank you. Uh, quindi con uh, questo progresso graduale, uh, mano a mano, poco a poco si potranno realizzare uh, queste due qualità di flessibilità e di capacità di controllo a livello mentale e a livello fisico, a livello mentale perché si riuscirà a tenere sotto controllo la mente, a mantenere la meditazione per tutto il tempo che si è deciso. A livello fisico, perché si riuscirà a mantenere la postura senza avere nessun tipo di, di dolore, nessun tipo di, di fastidio e di disturbo. Si ottengono quindi queste due qualità di, um, di, di controllo e di flessibilità. And then not only achievement the stages of the physical and mental planes, But you will be achievement to the state of the experiencing of the blissness mental enjoyment of the physical and mental planes finally that means is you are achievement come up in meditation completely you achievement of the shamatha meditation concentration E non soltanto eh, queste, due, eh, queste due qualità, ma eh, si, si sperimenterà, si otterrà anche la, la, la beatitudine, la, la grande felicità eh, che deriva da dal, dall'aver ottenuto queste due eh, <coughs> flessibilità. Eh, e questa grande felicità è il segno che si è realizzato shamatha, che si è realizzata la meditazione di calmo di morare. So, actually if you are very great the e um, good practitioners, meditators and then during the one month or two month you can be achievement shamatha, means full full retreat. for one uh, or 1 under 2 month you can achievement shamatha if not and the worst you can achievement shamatha accomplishment of shamatha meditations uh, the uh, 11 month means is one year the end of a year you can achievement fully retreat Dicono i testi, che il buon praticante in un mese o due di ritiro di ritiro pieno, può realizzare completamente sciamata. Il praticante di livello inferiore lo può realizzare in 11 mesi, cioè un anno. So, during this progress of the 9 stages. Can be the possibilities. of Five faults comes to you, so we need to. You should be to recognize the five faults, and then it must be bring the antidote to the of these five faults, which is laziness, forgetfulness. Uh, the not forgetfulness. For the forgetting. Uh, yeah, forgetfulness. Uh, Laxity and excitement. These both we count in one. Uh, non-application, non-application to the antidote, the, the fourth false, and the last one is over-application to the antidote, the opposite. So this is the five faults. Nel corso dei nove stadi di progresso sono possibili anche Cinque cadute eh, alle quali bisogna applicare un antidoto. Mm -hmm. Le cinque cadute sono la pigrizia, eh, la dimenticanza, la terza è l'ostacolo della lassità o agitazione che contano mm, per uno solo, e la quarta caduta è il non applicare gli antidoti, la quinta è applicare eccessivamente gli antidoti. And then so there's eighty eight eight, eight antidotes to the of these five faults. So antidotes means so the first is the faith, uh, second is aspiration, third is uh, effort, the fourth is uh, as mentioned you, the achievement, the policies, physical and mental policies. Uh, this first four antidote is particularly antidote to the of the laziness, the force of laziness. Eh, gli antidoti o i rimedi sono otto. Il primo è la fede, la fiducia. il secondo è l'aspirazione, il terzo lo sforzo, il quarto è questa flessibilità fisica e mentale. Questi primi quattro sono antidoti in particolare alla pigrizia. And then the second faults per for fullness the antidote is as we know is mindfulness. That's è the, the fifth antidote. and uh, yeah mindfulness yeah mindfulness and uh, uh yeah mindfulness for for last the obscuration of lelo and damage the forgetness is this mindfulness the antidote poi per la seconda caduta che la dimenticanza l'antidoto è la presenza mentale and then this, the sixth antidote is the alertness this antidote to the of the faults of uh, uh, laxity and excitement the fourth uh, fourth i think with the yeah false uh, poi mm, la, uh, third 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 faults laxity and excitement mm -hmm. poi l'antidotto uh, al Alla, te alla terza caduta della lassità e agitazione unite in uno, l'antidoto è la vigilanza. E le ultime due ostacoli, il quarto e il quinto, sono l'opposito, è l'antidoto. Quindi, la non applicazione all'antidoto fa 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 male, quindi, bisogna avere l'applicazione all'antidoto. And then the fifth obscuration is the fault is over-obligation antidote. That means is equanimity. You must be that times no need antidote because quality is pure. So keep just relaxed on nature way spontaneously. If not, then also false. So therefore it's equanimity, uh, placement, antidote to the, of the over-obligation antidote, the fifth. Eh, infine, per gli ultimi due, la non applicazione dell'antidoto e l'eccessiva applicazione dell'antidoto eh, hanno il primo eh, il suo contrario, cioè alla non applicazione eh, si applica l'antidoto e, e la, il secondo alla eccessiva applicazione dell'antidoto si applica l'antidoto la, dell'equanimità, dell'attenzione rilassata, della, eh, de, del, posare, del posare la mente in maniera spontanea e naturale. E questo, eh, senza sforzo, mm, rimedia all'eccessiva applicazione dell'antidoto. Allora, questo è il wordly shamatha. come in meditation. So when you achieve the state of the shamatha meditation and then further to join joining to the of the vipassana, together meditation. <coughs> in any caso tutto questo si riferisce a shamata in senso mondano. E quando si realizza eh, sciamata quando, si, quando la, la si ottiene, eh, a quel punto si unisce alla meditazione di calmo di morale, la si unisce eh, la meditazione di passiona. So anyway, is it with explanations, a little bit many looks like some different uh, informations, many. But is meditation is not that complicated because just I mention you one point it is as much you can focus on the meditation object, keep this continuously, has to be more familiarity, has to be more habituated, and then naturally progress of these nine stages or so on. Um. Tutte queste spiegazioni in effetti sono una serie di, di informazioni che sono tante numerose, però di fatto nella pratica la meditazione di calma dimorare non è una cosa così complessa. Eh, si tratta di porre l'attenzione su un oggetto, di mantenerla in modo continuativo, di familiarizzarsi. E questo è la è il metodo per meditare. All right, so that is the kama breathing meditation introduced to you very briefly. Ehm ho introdotto quindi in modo molto breve la meditazione di calmo dimorare. So we're going to now as the meditation for 10 minutes. E ora meditiamo per dieci minuti. <coughs> Just relaxed on whatever you like, seat or cushion or chair or anywhere as you physically, hold your muscles. Just keep on very relaxation and resting Comfortable, very soft, smooth, you know, not tatly, not bent, you know, make soft way right, to sit. Restate quindi in modo molto rilassato sul seduti dove avete scelto di, di sedervi senza contratture, senza. Rigidità ma in modo molto naturale, molto morbido e molto rilassato. And then speech wobbly, silent and breathing naturally without sound very quietly. Respirate in modo naturale, tranquillamente, senza nessun tipo di suono, silenziosamente e in modo calmo. And then mentally. As I mentioned you just focus on your meditation object only, should not thinking any about past, present and future. E mentalmente come ho spiegato, concentratevi sul vostro oggetto di meditazione solo su quello, senza pensare al passato, al presente o al futuro. Okay, so keep on relaxation. Start. Mantenete questo rilassamento e iniziate. All right. <clears throat> okay, so we're going to dedication prayer. Ora la preghiera di dedica. Sonade tamche zibanye. kum nip nipi dhar nir pan shesha shir gai nan chi parlo chukpayi sibi choli tūkṣaṁ dhīrvāya gyērcāṁ chīrnyē sāṁbhāya māyārya sēmchē ānthāṁ chēlā sāṁjē dhobbī dhīrvāya

dāshī ānchā pārchū āshī vāi kundu ānchā lāma dāshī ānchā me āchū nī पिर्ला लुम्शुया जंग। साधा लम्जी युन्दे रभ्जुया नि। दुर्जे अन्शंगुया कुम्भुया निर्थुया।